L'onorevole Fabio Porta è ampiamente conosciuto in seno alla nostra collettività. In queste elezioni politiche, i cui risultati si attendono per il 4 marzo, ci sono candidati che solo possono fare promesse ed altri che invece possono mostrare risultati tangibili, avendo un'esperienza parlamentare. E questo è il caso dell'onorevole Porta, che in questa occasione aspira a un posto al Senato. Onorevole Fabio Porta, può farci brevemente un bilancio di quello che è stato il suo lavoro parlamentare? È stato un lavoro intenso, anche grazie al rapporto con i governi Letta, Renzi e quindi Gentiloni, governi guidati dal mio partito, dal Partito Democratico, che mi ha consentito, assieme agli altri eletti all'estero, di concretizzare anche delle proposte, cosa che ovviamente non sarebbe avvenuto se fossi stato eletto in un movimento, in un partito senza nessun tipo di presenza e di influenza in Parlamento. Abbiamo fatto tante cose, abbiamo lavorato insieme con gli eletti all'estero, personalmente mi sono dedicato in particolare per tutti gli italiani nel mondo ad affrontare in maniera decisa il problema dei servizi consolari. Anche se ancora i risultati non sono tangibili, abbiamo introdotto un principio e anche individuato delle risorse. Il principio è che quanto i consolati ricevono grazie alla presenza della collettività italiana sia finalmente trasferito alla stessa collettività in termini di servizi, che vuol dire contrattare più personale, acquistare attrezzature, migliorare il servizio in generale. Da quest'anno 4 milioni adesso, 4 milioni entro la fine del 2018 saranno trasferiti ai consolati, soprattutto a quelli del Sud America, perché qui vivono le più grandi collettività. Questa norma è permanente, quindi non è una tantum, è una norma che varrà anche per i prossimi anni e credo che sia stato, per quanto mi riguarda, la conquista più importante. Credo di aver lavorato molto e bene nell'intensificare le relazioni anche politiche del nostro Paese con l'America Latina, i tanti viaggi dei nostri membri del governo, da Renzi a tutti i suoi ministri, allo stesso Gentiloni, e in particolare il rilancio dell'ILA, l'Istituto Italo Latinoamericano, al quale ho dedicato impegno e siamo riusciti, grazie alle risorse trovate nel 2017 e il 2018, al nuovo segretario generale Donato Di Santo, agli avvenimenti e ai festeggiamenti per il 50° anniversario, di rilanciare l'ILA e con l'ILA credo anche le relazioni Italia-America Latina. E infine vorrei ovviamente sottolineare proprio qui a Caracas che ho dedicato al Venezuela una buona parte del mio mandato parlamentare, sia per convincere e sensibilizzare il governo, le istituzioni a mettere al centro la crisi venezuelana dell'attenzione italiana in politica estera, e credo che quello che è stato fatto al Senato, alla Camera, in Commissione Esteri, nei comitati italiani nel mondo lo dimostri. Abbiamo affrontato e risolto problemi specifici, il problema del pagamento delle pensioni che per anni bloccava, e poi tramite una petizione dei patronati e il lavoro fatto da me alla Camera, dal senatore Micheloni al Senato, ha consentito la soluzione di questo problema. Ricordo che stiamo cercando anche di affrontare il problema del pagamento delle pensioni venezuelane in Italia. Abbiamo dato più risorse ai consolati di Caracas, Maracaibo, del Venezuela in generale, e stiamo cercando in tutte le maniere anche di affrontare il problema dell'assistenza e dell'emergenza. Ecco, credo che queste tre cose sintetizzano un mandato molto lungo e complesso, ma credo che siano risultati che i nostri ascoltatori possono percepire direttamente. Qual è il programma per il prossimo periodo parlamentare e perché i nostri connazionali, gli italiani del Venezuela, dovrebbero votare per lei? Ma intanto perché dovrebbero ricordarsi che in questi anni in Parlamento c'è stata una sola forza politica che ha veramente difeso e sensibilizzato le istituzioni rispetto al Venezuela. Dall'altra parte ci sono i due partiti che stanno contendendo al Partito Democratico il governo. La Lega Nord, che quando si discuteva di Venezuela in Senato diceva stiamo perdendo tempo con problemi che non ci riguardano, o il Movimento 5 Stelle, che veniva qui a Caracas, non incontrava la collettività italiana e raccontava
una favola in Italia a cui nessuno crede. Quindi questo credo che sia il principale motivo per Partito Democratico, per votare Partito Democratico. E poi ovviamente per darci la forza di continuare il lavoro fatto, di dare continuità a questi risultati, non cedendo all'illusione di chi illude appunto i nostri connazionali dicendo che andrà a fare qualcosa e poi sappiamo che non sarà mai eletto e soprattutto che fa parte di un movimento che non avrà mai l'influenza per tradurre in cose concrete le proposte che si fanno durante la campagna elettorale. A suo avviso, che importanza ha il voto degli italiani all'estero e quali vantaggi appunto votare per un partito importante, un partito grande come il Partito Democratico? Ma il voto all'estero, ricordiamocelo, è una conquista importante, una conquista che dovremmo tutti onorare partecipando a questa elezione. So che c'è un disinteresse, esiste in Italia, esiste anche all'estero, crescente rispetto alla politica. Io sono convinto che dobbiamo fare anche un po' di autocritica rispetto a come abbiamo utilizzato il voto all'estero, la rappresentanza all'estero. Probabilmente dobbiamo essere ancora più incisivi nel far presente all'Italia, alle nostre istituzioni, qual è la vera dimensione, qual è il vero potenziale di queste collettività. Però, come diceva lei nella sua domanda, dobbiamo soprattutto segnalare che quando si vota all'estero non si vota un candidato, non si vota una proposta, si vota soprattutto un progetto politico per il futuro dell'Italia e dell'Italia nei rapporti con le comunità all'estero e i paesi dove vivono queste collettività. In questo senso il Partito Democratico ha la proposta più seria, più coerente e più credibile. Qual è secondo lei il ruolo dei parlamentari eletti all'estero e secondo lei questo ruolo ha subito una variazione da quando si è iniziati a votare? Io credo che siamo dopo 10 anni dal primo voto, no? Del 2016, io l'ho già detto in altre occasioni, dobbiamo veramente fare una riflessione, stiamo attraversando, diciamo, un momento di spartiacque tra come è stato interpretato il voto all'estero nei primi anni e come lo potrà diventare nei prossimi. Abbiamo ottenuto dei risultati, ne stavo elencando alcuni prima, forse possiamo ottenerne altri se lavoreremo di più in coordinamento tra eletti all'estero, ovviamente anche attraverso i partiti che ci stanno in qualche maniera rappresentando. Dobbiamo farlo, secondo me, portando però anche altre istanze, non soltanto le esigenze puntuali delle nostre collettività, ma anche la potenzialità di una collettività italica, cioè di una collettività fatta non solo dagli italiani, dagli italo-discendenti, ma da quanti nel mondo hanno a cuore i valori, la cultura, il peso dell'Italia nel mondo, e questo può anche tradursi in punti di prodotto interno lordo. Se l'Italia capirà che e lo deve capire ovviamente attraverso gli eletti all'estero, e questa è la nostra scommessa, che dietro questa collettività non ci sono dei problemi da affrontare, ma ci sono delle grandi opportunità da cogliere e che se affrontate in un certo senso queste opportunità diventano anche motore di sviluppo per il Paese, l'Italia finalmente darà agli italiani nel mondo e agli eletti all'estero il peso che meritiamo. Ovviamente dipende anche da noi, io ho fatto la mia parte, spero che tutti i 18 parlamentari che verranno eletti saranno all'altezza di questa sfida nei prossimi anni. Ringraziamo l'onorevole Fabio Porta e vi invitiamo a un prossimo forum.